una gran botta da Diniz. Pronto il Cucio a entrare intanto, perché Muntari è crollato a terra, non ce la fa. Maicon anticipa Pulsetti, Vitale recupera la palla al limite, poi c'è un calcio di punizione per un fallo di mano di Lucio. Parte Candreva, il suo tiro, la grande parata di Giulione, la chiappa Sogni, la chiappa Sogni, gliel'ha smorzato lì, la grande botta di Candreva. C'è anche la deviazione, c'è una parata enorme di Giulio Cesar, una parata enorme di Giulio Cesar al minuto 37, la prima occasione da gol per il Livorno su questo calcio di punizione. Moro allarga ancora per Vitale, carica a sinistro per un cross, palla a giro dentro l'area, la testa è di Lucio, recupera Candreva, il suo tiro, tribuna, per fortuna fa anche rima. Palla dentro per Milito, parte il dribbling, salta un uomo, attenzione, Vieira! No, cosa ha fatto Patrick? Attenzione, cercano di andare al cross, palla giocata al limite per Moro che carica al destro, il suo tiro e la palla va all'esterno rete. Vieira è cambiato davanti alla difesa, Dechi dietro la punta centrale che è Milito, e Eto'o che saluta i tifosi, inizia in questo momento il secondo tempo. Pupi per Cucciu, attenzione. Palla dentro per Dechi, buona, Dechi cerca l'1-2, Milito il principe, carica il destro, finta, controfinta, il suo tiro, è gol, il principe! The Magnificent Seven, il 7 gol del principe in campionato, Inter in vantaggio in apertura di ripresa, il gol di Diego Milito, finta, controfinta, rifinta e la mette nell'angolino dove non può arrivare Benussi. Vediamo, finta, controfinta. Con il destro incrocia e Benussi non può andare a prendere questo pallone. Bellissima la giocata, Inter in vantaggio con questa. Va nello spazio Dechi, il drago come al solito si muove bene, poi lascia il pallone Zanetti a Eto'o che prova l'azione personale, se ne va in mezzo a due, attenzione, entra in area sui piedi di Benussi, mentre un piccione indisturbato dentro l'area di rigore, nonostante quella folla oceanica, sgambetta. Tanto c'è la palla che Milito cerca di andare a sottrarre a Diniz, piccione che adesso viene qua sotto la nostra postazione, palla che se ne fila in out, è impressionante questa azione, c'erano tutti che correvano intorno e questo piccione che zic zompettava. Attenzione per questa azione pericolosa, 3 contro 2, attenzione pericolo, Tavano arriva al limite, carica al destro, la palla è alta, meno male che ha calciato male Ciccio Tavano. Attenzione Patrick, si distende la manovra, con la palla dentro per Michael, tiro, è gol, il colosso! 0-2, è il prefisso di Milano, 0-2, la grande azione Vieira Maicon di sinistro, la va a mettere nell'angolino al minuto 36, il gol del raddoppio. Guardate, bellissimo l'appoggio dentro, lui che controlla, difesa aperta, lui la tira dritto per dritto, la nuova formula, senza il 3-14, la palla va in rete, è il gol dello 0-2, forza ragazzi. Livorno 0, Inter 2, Milito e Maicon. E qua vediamo l'enorme gol del colosso Maicon. Io ti amo. Però non abbiamo capito l'inizio della frase, se era per la moglie o per chi. Parte Candreva, attenzione, il suo tiro e la palla va a lambire il palo. C'è la deviazione di Giulione. Wally cambia tutto cercando Mancini e dice che sono 3 punti più 7 sulla seconda, i gol nella ripresa, al terzo Diego Milito, al 36esimo Maicon, un tempo in cui l'Inter ha fatto la gara, ha gestito, non ha rischiato praticamente nulla, vittoria meritata contro un buon Livorno, cui va il merito di aver lottato, corso per tutta la partita, ha dimostrato più forte.